Nei precedenti video abbiamo visto come costruire un poligono seguendo appunto le regole della geometria descrittiva. Vediamo adesso invece come posso costruire praticamente qualsiasi poligono, quindi un poligono di n lati, dove n ovviamente va sostituito a un numero, quindi un poligono di 3 lati, cioè un triangolo, ma anche di 12, di 13, di qualsiasi lato, quando conosco anche la larghezza di un solo lato. Per esempio, ho dato come diciamo dato di partenza AB uguale 4 centimetri che ho già disegnato. Vediamo insieme tutto il procedimento, che non è complicato, però è un po' lungo. Però questo vi consentirà poi di risolvere un sacco di problemi, perché in qualsiasi momento dimentichiamo la costruzione di un poligono regolare, per esempio un pentagono, un quadrato, un esagono, si può ricorrere sempre a questa strategia semplicissima. Allora, per prima cosa, utilizzando il compasso, trovo il punto O, che è intersezione di archi di circonferenza di larghezza AB. Quindi punto in A e punto in B. E trovo O. A questo punto traccio la perpendicolare ad AB passante per O. Se guardate sul mio canale potete trovare come si fa a tracciare una perpendicolare passante per il centro di un segmento. E adesso vi carico il link chiaramente in alto a destra, e cliccandoci sopra potete tranquillamente trovare in maniera molto veloce la costruzione di questa perpendicolare. Dunque, non riprendo passaggi già fatti, potete vedere nei video precedenti. Quindi traccio questa perpendicolare, che suddivide a metà il segmento AB ed è perpendicolare ad esso. E ora, con apertura di compasso OA, vado a tracciare la circonferenza che unisce A e B. E trovo questo punto che chiamerò O'. Ora cosa devo fare? A partire da O', devo suddividere O', O', questo segmento qui, diciamo, da O' ad O, in sei parti uguali, che a loro volta mi daranno la dimensione dall'esagono fino al dodecagono, perché ovviamente l'esagono rappresenta il punto, diciamo, prossimo ad O, in quanto ovviamente se considero un arco di circonferenza pari ad AB e lo moltiplico su tutta la circonferenza, otterrò ovviamente un esagono, come abbiamo visto nella costruzione precedente. Se invece, ovviamente, man mano salgo fino ad O', avrò quindi un ettagono, un ottagono, un decagono, eccetera, eccetera, fino ad arrivare al dodecagono. Posso anche continuare e vi faccio vedere come poi, per esempio, con un poligono di 13 di 13 lati, un poligono di 14, eccetera. Per passare a questo step successivo, vi consiglio vivamente di guardare il video che ho già realizzato sulla suddivisione di un segmento in n parti uguali, perché adesso ovviamente sarò un po' più veloce nella costruzione. Il link compare sempre adesso in alto a destra. Quindi suddivido questo segmento in sei parti uguali. È arbitrario, vi ripeto, andate a guardare il video che compare in alto a destra. Adesso lo farò velocemente perché non è questo lo scopo di questo video.
Ok, questi punti trovati corrispondono dunque a esagono, ettagono, ottagono e via dicendo. Fino ad prima che ho detto essere un dodecagono. Ora, sempre col compasso, abbiamo finito praticamente perché con apertura di compasso pari a numero dei lati del poligono che voglio trovare e lato, quindi questo qua ovviamente ho A, già ce l'ho, andrò a trovare agli altri, quindi traccio delle circonferenze consecutive, quindi da 7 con apertura 7A traccio una seconda circonferenza e trovo l'ettagono con apertura 8A. 8B, chiaramente la stessa cosa, facciamo 8B. È ovviamente indifferente perché passerà sia per A che per B. AB rappresenta chiaramente sempre il lato di qualsiasi poligono, quindi sarà uguale per tutti. Poi passiamo direttamente al dodecagono. Ripeto, non li faccio tutti, potrei continuare ovviamente, però non ha senso. Non ci serve adesso. Ok. E ora quello che è importante è aprire il compasso con apertura B, cioè 4 cm. Perché tutti i lati hanno la stessa apertura. Quindi se voglio tracciare l'esagono, andrò sulla circonferenza di raggio 6A e traccerò degli archi consecutivi. Ovviamente la più piccola delle 4 che ho tracciato. Ok, collego questi punti trovati. Ed otterrò un esagono regolare. Ok ragazzi, è venuto un po' schiacciato questa parte superiore, evidentemente la fretta di fare il video, però non è questo che conta. Rifacciamolo per esempio sul cosa abbiamo fatto, l'ottagono, e l'ettagono. Quindi partiamo da A con apertura B e tracciamo archi consecutivi per realizzare il nostro ottagono. Vedete questo qua già. Ovviamente sta venendo bene. Per ridurre, diciamo, l'errore, vi consiglio di partire da A e da B e di non partire da A e fare un giro completo. Questo perché chiaramente se questo disegno lo facciamo al computer, allora è ovvio che sarà perfetto. Ma se lo facciamo a mano, basta trasportare un errore di 2 mm per 8 volte, capirete bene che diventano 1,6 cm di differenza, che non è poco. Però l'importante è capire, diciamo, il concetto che c'è alla base. Quindi non lo rifarò perché non ha senso. Però vedete, basta fare un po' di attenzione e già l'ottagono ha uno scarto decisamente inferiore come ruler, vedete? Molto più preciso. Adesso disegniamo anche il dodecagono per completezza. E poi ci guardiamo. Come fare per disegnare ad esempio un quadrato, un pentagono o un poligono di più di 12 lati? L'apertura è sempre a B, la lasciamo ovviamente. Ho lasciato perdere l'ettagono, vi siete resi conto ovviamente, perché non li posso fare tutti, anche perché fondamentalmente a un certo punto sono uguali. Non ripeto più volte perché, come dicevano i latini, ripetita iuvant. Non ce lo dimentichiamo. Quindi il lato è sempre a B.
deve essere sempre 4 centimetri. Vediamo che ci troviamo fondamentalmente. Vedi, da 7 a 11 ci troviamo. Mi spiace aver sbagliato l'esagono. Evidentemente credo che l'apertura sia stata più ampia di AB, quello che ha fatto col compasso, che ha portato poi questo errore, e quindi questo lato qua è più stretto. Però vabbè, conta quello che conta, insomma, l'importante è capire il procedimento. Quanto più siete precisi, più il disegno verrà accurato. Vi ripeto, anche un errore di un millimetro su un ottagono diventano 8 mm, quindi un centimetro, poi si vede è come la differenza. Ok, se volessi prolungare, diciamo, queste circonferenze, quindi creare, per esempio, una circonferenza di, cioè un poligono di 14 lati, cosa dovrei fare? Dovrei prolungare questo segmento e andare a suddividere ulteriormente questa retta, insomma, perpendicolare ad AB. Quindi, riprendendo un attimo, traccio su questa retta 1 cm, perché è la misura che ho utilizzato per suddividere in parti uguali. E come vedete, con lo stesso principio, quindi traccio rette parallele a queste qui già tracciate prima, trovo questi altri punti sul prolungamento della retta perpendicolare passante per il centro di AB, punto medio di AB. Quindi questo sarà 13, questo sarà 14. Se voglio un poligono di 13 lati, punto in 13 con apertura 13B o 13A e traccio apposita circonferenza. E poi sempre con apertura B, ta ta ta, suddivido in parti uguali. E trovo questo nuovo poligono. Se invece vogliamo scendere al di sotto di 6, calcoliamo sempre il prolungamento di questa, diciamo, retta ausiliaria e tracciamo segmenti paralleli a distanza di 1 cm l'un dall'altro. 1 cm è la misura arbitraria, vi ripeto, di guardare il video sulla suddivisione di un segmento in particolare. Quindi questo sarà 4, scusate, 5, e questo sarà 4. Proviamo per esempio con 4, giusto per completezza, quindi apertura 4A. Ora, il triangolo ovviamente mi sembra ovvio che è rappresentato dall'unione, con la congiunzione, diciamo, del punto O con A e con B. E quindi abbiamo un triangolo ovviamente equilatero.